sì. Siamo sul maxi schermo. Salve. Dal nostro bolide. Direzione Staples Center. Sempre dritti. Mi scusi, vorrei il pieno. Ci vuole un'oretta. Qua a Los Angeles è tutto incredibilmente lontano. Considerate che Los Angeles è grande tipo come la Lombardia. Siamo bloccati nel traffico. È un ingorgo unico questa città. Mancano ancora 20 minuti. Tramonto su Los Santos. Non arriveremo mai. Si iniziano a intravedere i grattacieli in lontananza. Verso i grattacieli e oltre. Ci siamo! Ah, qua c'è casa di Trevor. Eccolo. Spettacolo. Staples Center. Let's get ready to rumble! Questa sarà la parte più difficile della serata, ovvero trovare parcheggio. $15 flat rate. Sotto i grattacieli. Eccoci qua. Downtown. Poi non è una grande zona di Los Angeles in realtà. A parte qua dove ci sono proprio i grattacieli. Come se fosse la periferia di Milano. Ma molto molto più cattiva. Paga. 5 minuti a piedi e ci siamo. Eccoci qua. Qua ci sono ancora le decorazioni di Natale. E niente, siamo qui allo Staples Center. Adesso andremo a vedere Lakers contro Cleveland. Partita dell'ex per LeBron. Devo dirvi che sono emozionato perché il basket è sempre stato uno dei miei sport preferiti. Ho anche giocato per tanto tempo a basket, anche se sono un nano. E i Lakers sono sempre stata la mia squadra preferita, ai tempi di Kobe Bryant ovviamente. LeBron non è che mi abbia mai fatto impazzire, però vediamo cosa ci riserva il futuro. Dannazione, mi sono sporcato tutto per far sta ripresa. Poi non so quanti di voi interessi del basket, però secondo me è particolare perché questi qui americani sono matti. E anche una partita di basket è un mega show incredibile, quindi vediamo cosa succederà. Niente zaini. Entriamo dentro lo Staples Center. Classico metal detector. Siamo dentro, raga, con tutti i negozi e tutti i ristorantini. Infatti mi sa che mangeremo da qualche parte. Sono veramente tentato. La partita inizia alle 19:30, quindi abbiamo un'oretta per girare un po' tutto quanto. Ricognizione del campo. Wow. Guardate che spettacolo. Tutto lo Staples Center. Noi siamo dalla parte opposta. Ci avevo dato questo cosino per vedere se riusciamo a vincere i biglietti VIP. Vediamo un po'. 366-397. Vai. Non abbiamo vinto. Praticamente è un modo per fargli lasciare la mail e tutti i tuoi dati personali. Stiamo salendo per vedere com'è la parte superiore. Qua c'è la zona dei ricchi, molto premium. E qua sempre negozietti, ristorantini e cose. Vediamo qui dai piani alti com'è la situazione. Maronna, siamo in cielo. Beh, non è malissimo come pensavo. Là ci sono tutti i titoli dei Lakers. Sì, questi qui non vedono niente. Noi dovremmo essere lì da qualche parte. Guardate tutto l'impianto audio e luci, neanche un concerto. E là ci sono i ricconi che cenano a bordo partita. Vai, usciamo. Bella questa terrazzina. Zona fumatori che si affaccia sulla piazza con la città dietro. Raga, sono carichissimo, non avete idea. C'è questo cappellino, $19.99, affare fatto. Scendiamo. Tra l'altro c'ho anche le scarpe a tema senza volerlo. Adesso l'esperto di cibo Blink 46 sceglierà un posto dove mangiare. È un po' difficile qua però, eh. È un po' tutto zozzo. Beh, è tutto zozzo e tutto marcio. Va bene, quindi per me. Va bene, perfetto. Vai, buona la prima. Ciao. Guarda che belli. $35. Thank you. 43, rettifico. Come al ristorante. Vai cavallo, vai. Vai che non abbiamo abbastanza calorie. Direi marcio a sufficienza. Bene, 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 ci batti. Manca mezz'ora alla partita. Forse qua, vediamo un po'. Sbagliato, ancora di là. Non troviamo il posto, avremmo girato 3 volte tutto lo stadio. Dovrebbe essere qua. Yes we can. Ta ta ta. Qua. 26 e 27 il mio. Perfetto. C'hanno pure il porta bicchiere ovviamente. Beh, direi che li ho scelti bene i biglietti. Sedili molto comodi in questa pelle gommosa. Abbiamo pagato $100 più tassa biglietto, quindi un totale di $140. Considerando che li ho presi stamattina, non è male. Ho messo una foto, vediamo se compaio. Mangiamo i nostri nachos a bordo campo. Io sto qua, finché non compare Yankee con Blink. Dobbiamo fare 10 minuti di video. Non ce la faremo mai. Sì. Siamo sul maxi schermo. Sto volando. Guardali. Ora tutti questi quanti sanno chi sono. Che poi sono tipo 20.000 persone, quindi neanche troppo. Considerate che il Forum di Milano, che è il palazzetto più grande che abbiamo, tiene 10.000 persone circa. Quindi questo circa è il doppio e adesso stanno iniziando a fare casino.
quindi penso che entrino i giocatori. Belli i nostri, eh? Vero? Sono veri, posso quasi toccarli. Vai Paolo! Musica a palle e via. Sono proprio americani questi qua. Là c'è il DJ, calcolate. Sono arrivati anche i tizi di Cleveland. Mancano 10 minuti. Ovviamente il più alto di tutti lo dovevo beccare io. Si sta decisamente riempendo. Rapida spiegazione. 4 tempi da 12 minuti. Si ferma il tempo ogni volta che si ferma il gioco. L'obiettivo è fare canestro. Inno americano. Non lo cantano l'inno loro. Noi siamo tutti a fare fratelli, questi qui stanno zitti. Oh, sobrio questo. Proiettori sulla tenda. Boom! Luci, fumo, fiamme. Guardate tutti i saluti che si fanno proprio da giocatori di NBA. Sono matti. Guardatelo, raga. È LeBron James. Che poi per fare tutto lo show hanno fatto tipo il fumo. Vai. Partita. Prima azione della partita. Godiamocela adesso. 10-9 per Cleveland. Time out Lakers. Comunque è tutto finalizzato alla pubblicità, è incredibile. Partenza così così. Poroboro. 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 Ogni time out pubblicità, pubblicità, pubblicità. Praticamente i time out li hanno creati solo per le pubblicità. Defense. Defense. È bellissimo perché mettono tutte le musichette, tutte le cose. E dai, Si è bloccata la palla là sopra. LOL. No, con la scopa. Sei alto 3 metri, vai con la scopa. Ultima azione del primo quarto. Bombo! Cheerleader. Blink sta apprezzando particolarmente questo momento. Raga, siamo sotto un ponte. Male, a tratti malissimo. Olè! Altro time out. Altra pubblicità. Ormai sono americano proprio top. Nachos con la salsa marcissima. E partita. Dai che stiamo recuperando. Defense! Fine secondo quarto. Tutti a prendere un tè caldo. Là c'è pure la banda, raga. Guardateli. Quanto sono carichi. Non ci credo, raga. Quello lì le ha appena fatto la proposta di matrimonio. Viva gli sposi! Questa è la situazione bordo campo. Guardateli là. Calcolate che là i posti in prima fila erano più o meno sui $4,000 l'uno. Però sei letteralmente in campo. Comunque sono dei mostri, cioè sono tutti giganteschi. Adesso ci vediamo LeBron in faccia. Vantaggio Lakers. Si sta scaldando il ragazzo. Numero uno questa qua, guardatela. Blink è colpito dalle luci. Allora, se lui segna vince $30,000. No, mi spiace. Comunque è pazzesco tutto ciò. Questo è il punteggio. Oh yeah! La roba più bella sono le esultanze della gente a caso. Dentro, con la moto. Fino in fondo. Più 20. Mamma, butta la pasta. La partita ormai è congelata. Mancano 5 minuti. La gente già se ne sta andando via come i milanesi imbruttiti. Grandi, raga! Coriandoli, luci, musica. E tutti sotto la doccia. Wow, veramente figo. Thank you so much. Praticamente, siccome i Lakers hanno vinto facendo più di 111 punti, abbiamo dei buoni per 2 tacos gratis. Guardate Magic Johnson. Che uomo. E Karim Abdul Jabbar. Tra l'altro no purchase necessary, quindi non c'è la fregatura. Bello però. Allora, parere a caldo di uno che non aveva mai visto una partita di basket. Allora, io ho visto delle partite di calcio, sono belle, ma non ha niente a che vedere. Perché è uno show. Questo è uno spettacolo bellissimo, mi sono divertito.
che poi non è neanche durata troppo. E soprattutto a livello logistico super organizzati, cioè non abbiamo fatto minimamente coda per uscire né niente. In Italia rimani intrappolato nello stadio, ma la cosa più bella è che si respira proprio sportività e felicità, non come in Italia dove il divertimento massimo è insultare gli altri tifosi o insultare i giocatori di colore. E sono io il primo a San Siro che insulta gli juventini, però in questo almeno dovremmo imparare dagli americani. In mille altre cose no, perché siamo meglio noi. Tipo che adesso io non posso andare a fare niente perché ho 20 anni e non posso neanche entrare in un bar. Boh. Adesso girettino tra i grattacieli. E quello è quello di GTA, della Maze Bank. Ne approfittiamo anche per fare la spesa. Qua c'hanno ancora i sacchetti quelli spessi. Ecco, su queste cose gli americani sono decisamente indietro. Molto carino questo centro. E quindi da Yaki e dai grattacieli di Los Angeles era tutto. Spero che questo racconto dell'NBA vi sia piaciuto. Ci vediamo alla prossima. Ciao 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 ciao.